10 strategie per creare video virali su YouTube. Benvenuti da Mirko Delfino, benvenuti in un nuovo video di questo corso di formazione gratuito dedicato a YouTube. In questa playlist, come abbiamo visto anche nei video precedenti, abbiamo l'obiettivo di portarvi da zero, quindi da principianti, a creare un canale YouTube e lanciare il primo video. Nei video precedenti quindi abbiamo visto che cos'è YouTube e come funziona, abbiamo creato il nostro canale, l'abbiamo impostato, abbiamo visto alcuni aspetti tecnici molto importanti anche relativi al piano editoriale, abbiamo capito quali sono gli strumenti da utilizzare, i software, però adesso è arrivato il momento naturalmente di registrare il nostro video ed è qui che nasce uno scoglio molto grande per la maggior parte delle persone. Infatti per la maggior parte delle persone parlare in pubblico è una delle paure più grandi che hanno e anche quindi realizzare dei video. Noi dobbiamo superare questo scoglio, dobbiamo superare questa paura e cercherò di farlo con voi dandovi delle linee guida fondamentali che sono le stesse che utilizzo per me stesso, in primis per realizzare i video come se non ci fosse un domani, infatti io produco tanti video ogni giorno, ma nello stesso tempo, cosa molto importante, per semplificarmi il lavoro. In questa maniera semplificherò il vostro lavoro e potrete essere costanti nella pubblicazione dei contenuti video. Naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi contenuti come questo e poi lasciate un bel like al video per dimostrarmi che apprezzate i miei contenuti e rimanete collegati fino alla fine perché queste 10 strategie vi daranno un enorme aiuto, come per esempio la strategia numero 7 che darà un enorme boost alle visualizzazioni dei vostri video. La prima strategia è relativa alla scrittura dello script. Quello che voi dovete fare prima di realizzare un video è sempre organizzare il video. Ora, ci sono due modelli di lavoro. Io vi dico quello che la maggior parte delle persone utilizza e poi vi dico quello che utilizzo invece io. Il primo modello di lavoro è quello di scriversi lo script, quindi scrivere cosa dire, ok, e poi naturalmente andare a registrare il video. Il secondo modello di lavoro invece, che è quello che utilizzo io, è semplicemente scrivere dei punti salienti, quindi i punti più importanti del video, senza andare a scrivere lo script. Naturalmente per poter applicare la seconda strategia devi essere veramente competente in quello che fai, perché naturalmente dovrai parlare senza andare a leggere nulla, quindi non è nulla di preparato, sono cose che già hai dentro, che sai. Scegliete qual è la strategia migliore per voi, vanno bene entrambe. La cosa più importante in assoluto però in questo caso è non leggere mai lo script. Ecco, immaginate di avere uno script qui davanti mentre sto registrando questo video. Io abbasso gli occhi, mentre sto parlando ogni tanto faccio così. Ecco che questo modello di comunicazione è sbagliato. Perché? Perché ve ne state accorgendo che io sto leggendo, ma in realtà è una cosa che non va mai fatta, ok? Quindi va benissimo scriversi lo script, ma è fondamentale a questo punto impararlo a memoria e poi non leggerlo durante la registrazione del video. La seconda strategia invece è relativa all'organizzazione del video, quindi oltre allo script, come dovete registrare i video. Io vi dico la migliore strategia in assoluto e le ho provate tutte, ma questa è quella più profittevole in termini di risultati e di tempo risparmiato, e sia durante la registrazione del video sia in fase di montaggio, che sia un professionista e che siate voi a montare e editare il video. Infatti la cosa fondamentale è organizzare il video in capitoli, in spezzoni, ok? Quegli spezzoni vanno ripetuti ogni qualvolta voi facciate un errore. Cosa voglio dire con questo? Se mentre sto registrando questa spezzone adesso io facessi un errore, in questo momento fermerei il video, ok, quindi lo stopperei, ricomincerei a realizzare un nuovo video sempre dicendo le stesse identiche cose fin quando, quindi un nuovo spezzone naturalmente, fin quando quello spezzone, quella clip non uscisse perfetta secondo quelle che sono le mie linee guida, quelle che mi sono dato io all'interno del mio canale e all'interno dei miei video. E di conseguenza cosa succede? Succede che io comunque vado a realizzare un video veramente fatto bene, perché si vede che comunque il video è curato in quello che si va anche a dire, ok? Ma soprattutto in fase di montaggio, questa è una cosa spettacolare, bisognerà semplicemente tagliare la parte iniziale e finale del video e poi, se si vuole naturalmente, aggiungere degli effetti. Ma non bisogna andare lì a controllare, eliminare l'errore, che è una cosa molto complicata sia per i videomaker sia per te stesso se devi andare poi a montare, perché fa perdere un sacco di tempo. La terza strategia, più che strategia un aspetto, è relativa alla tranquillità. Devi essere tranquillo e per poter essere tranquillo quando registri un video devi lavorare in un ambiente tranquillo, non devi avere rumori molesti, amici, parenti, figli, cani, gatti che gridano, che abbaiano, che miagolano, perché ti disturbano, ok? Quindi il video non esce bene, parliamoci chiaro, nello stesso tempo, e non è nemmeno professionale, ma nello stesso tempo, attenzione, se siete una persona che facilmente si innervosisce da questo punto di vista, quello che può succedere è che poi
andando avanti all'interno della realizzazione del video non riuscirai ad essere al 100%, e quindi si noterà anche nel video, magari si noterà una faccia stanca, arrabbiata, ecco, questo non deve accadere. Quindi cerca sempre di lavorare in un ambiente tranquillo, senza, ripeto, rumori molesti, senza disturbi, in modo tale che ti puoi concentrare unicamente nella realizzazione di un video fatto veramente bene. La quarta strategia invece è relativa all'obiettivo della fotocamera, alla sicurezza, ok? Quando registri un video ti devi mostrare sicuro. Ecco, vi ricordate quando vi ho detto nella prima strategia non devi leggere? Ok, ma nello stesso tempo guarda sempre la fotocamera, sorridi, devi cercare di essere te stesso, no? Un automa, un robot che sta parlando con la paura di dire una cavolata o comunque che si nota che c'è molta insicurezza. Questo non vale solo naturalmente su YouTube, vale in qualsiasi video che tu vai a realizzare, perché il tuo obiettivo è quello sempre di portare uno spettatore a far visionare l'intero video all'inizio e alla fine. E se non ti vede sicuro, non può prenderti sul serio, proprio perché sa che dall'altra parte c'è una persona che ha paura anche nel dire quello che sta per dire. E magari va da un altro che probabilmente è un punto di riferimento in quel settore, in quella nicchia. Quindi guarda sempre la fotocamera, mostrati sicuro, sorridi, non ti preoccupare se dici cavolate, non ti preoccupare se sbagli, va benissimo, però devi essere più sciolto. Adesso vediamo invece alcune strategie fondamentali per aumentare anche i risultati del video stesso, che sono più strategie tecniche. La numero 5 è relativa all'argomento del video. In questo video, per esempio, io ti sto parlando delle 10 strategie per andare a creare video virali per YouTube. Come visto all'inizio del video, io ho iniziato dicendo 10 strategie per creare video virali su YouTube, ok? Lo devi dire subito all'inizio, perché in questa maniera fai subito capire alla persona l'argomento del video e non vai ad allungare il brodo a dire cose che non c'entrano nulla. No, dici ciò che le persone vedranno all'interno del video e dai subito dei contenuti, perché è quella la parte fondamentale in cui spingi una persona a guardare l'intero video. Perché la maggior parte delle persone dopo 5-10 secondi decide di switchare a un altro video perché oggi c'è basta scelta. Quindi dici sempre l'argomento del video all'inizio del video. Strategia numero 6 relativa alla presentazione. Soprattutto se sei su YouTube non solo per aumentare di visualizzazione e crescere col tuo canale, per guadagnare dal sistema di monetizzazione di YouTube, ma vuoi anche vendere servizi o prodotti, far crescere la tua brand awareness, eccetera eccetera, allora devi anche presentarti, soprattutto all'inizio che non ti conoscono su YouTube. La presentazione però non deve essere troppo lunga, nel senso non stare lì soprattutto all'inizio, ciao, benvenuti in questo video, io sono... No, perché poi dura troppo. Quello che devi fare, come ti ho insegnato, di subito l'argomento e poi magari ti presenti. Sono Mirko Delfino, CEO e founder di immobilidigitali.com, il percorso di formazione che ti insegna a guadagnare su YouTube realizzando video anche senza metterci la faccia e la voce. Che cosa ho fatto? Mi sono presentato, ho fatto capire subito quello che faccio, tra l'altro ho inserito anche una call to action, ma di questo ne parleremo tra poco, e poi vado avanti, ok? Non sto lì 3 ore a tediare lo spettatore, anche perché uno spettatore che ti vede la prima volta magari si può anche interessare, ma chi ti continua a vedere, se ogni volta si deve sorbire un minuto di presentazione o un minuto di parole che non hanno senso, capisci bene che a un certo punto smetteranno di seguire il tuo canale. La strategia numero 7 è relativa al loop, devi creare un loop. Cosa vuol dire? Ti ricordi all'inizio del video che ti ho detto rimani collegato perché vedrai 10 strategie eccetera eccetera, tra cui la numero 7 che farà schizzare di visualizzazioni i tuoi video, ok? È reale, perché? Perché se io ti dico una cosa del genere, cosa succede? Succede che tu comunque rimani collegato fino alla fine, proprio per poter capire almeno questa strategia 7 qual è. Quindi magari non dire proprio l'ultimo momento del video, ma qualcosina prima della fine, in modo tale che lo spettatore possa rimanere collegato. Un loop serve proprio a questo, serve ad aumentare il watch time, quindi il tempo di rimanenza di uno spettatore all'interno del video, che è fondamentale, una metrica fondamentale per far decidere a YouTube se spingere il tuo video oppure no, ok? Quindi crealo con cognizione di causa, senza dire cavolate. In questo caso io ti ho detto una cosa reale, perché questa è una strategia che utilizzo spesso, non solo in questo canale ma anche in altri canali che sfrutto attraverso il sistema di immobilidigitali.com, e questi canali poi comunque grazie a questa strategia crescono ancora di più. Quei video comunque hanno un watch time molto più importante magari rispetto ad altri video che hanno utilizzato questa strategia, e quindi noto anche le differenze. Certo è che non lo puoi fare in ogni video. Ottava strategia: vendi senza vendere, cioè inserisci delle call to action all'interno del video. Che il tuo obiettivo sia quello di semplicemente monetizzare attraverso il tuo canale YouTube con la partnership di YouTube, vuoi vendere prodotti o servizi, vuoi vendere prodotti o servizi in affiliazione, devi comunque inserire le call to action. Le call to action che cosa sono? Le chiamate all'azione.
Naturalmente devi portare le persone a far iscrivere al canale, allora dillo però senza dilungare troppo la cosa, magari mettere un like al video. Ecco, ti chiedo, se ti è piaciuto questo video metti un bel like, oppure vendere un servizio, parlare di un servizio però senza stare lì a far comprendere, no, più che comprendere, perché comunque l'obiettivo di tutti noi è guadagnare, oltre a creare contenuti di valore eccetera eccetera, però non deve essere quello l'unico obiettivo di un video, ok? Perché lo trasmetti alla persona. Allora, in questo caso specifico, per esempio, io in questo video ho l'obiettivo con questa playlist di realmente farti realizzare un canale YouTube eccetera eccetera, ma nello stesso tempo ho creato un corso di formazione che è 100 volte meglio di questa playlist, proprio perché sono strategie avanzate, e naturalmente te lo devo dire perché magari potresti interessata ad acquistarlo. Ecco, come hai visto, io all'interno del video ti ho parlato di www.immobilidigitali.com, quella è una call to action per portarti a vedere, visionare un webinar dove poi c'è la vendita di un corso, di un percorso formativo, ok? O di altri servizi che la mia agency e la mia azienda comunque offrono. Però non c'è nulla di male, perché magari tu cerchi realmente questo, io te lo devo dire. Certo è che se il video si incentrava solo in questo e non c'era valore, capisci bene che era solo un video di vendita. Allora capisco che allo spettatore può dar fastidio. Quindi vendere senza vendere vuol dire mettere le call to action, però andando a creare un contenuto video che ha un inizio, una fine e che ha un senso, ok? Questo video deve avere realmente un senso, cioè alla fine del video lo spettatore deve dire ok, non ho perso del tempo ma mi sento arricchito, ho comunque risolto dei problemi, ho avuto delle risposte delle mie domande. Questo è fondamentale. Strategia numero 9 è relativa al tono di voce. Devi cambiare il tono di voce quando serve, proprio come sto facendo adesso. Immagina un video, di vedere un video di un creator che parla sempre nella stessa identica maniera, magari la stessa cantilena, sempre monocorde. Ecco che alla lunga diventa noioso, alla lunga rischia anche di addormentare quel creator, ok? Lo spettatore che sta guardando il video. Allora devi essere bravo a cambiare il tono di voce, ok? Io non sono uno speaker, non sono un voice over, ok? Però da questo punto di vista realizzo dei contenuti video, non ho nessuna laurea in merito, ok? Non sono un videomaker, ma i miei contenuti video e i miei percorsi formativi portano risultati e soprattutto hanno un bel seguito. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche se non hai preparazione in merito, anche se magari vieni dal profondo sud dell'Italia dove magari sei stato contaminato dai dialetti, puoi comunque superare questi scogli allenandoti, realizzando video e comunque cercando di dire a te stesso: io, se ce la fanno altre persone, ce la posso fare anch'io. Tutto qui, ok? Quindi il tono di voce però è fondamentale, cambialo, non rimanere sempre con un video monocorde perché, ripeto, annoia lo spettatore. Strategia numero 10 relativa alla chiusura di un video. Devi considerare, soprattutto in termini di partnership con YouTube, di monetizzazione, che quando termina il tuo video, in automatico partono le pubblicità e quindi guadagni nuovamente. Ci sono persone però che tendono a, quando sta per finire il video, farlo capire troppo presto allo spettatore e soprattutto allungare troppo il brodo. E quella chiusura di quel video dura anche un minuto e mezzo. Quello in cui invece devi essere bravo tu è dare solo valore all'interno del video, dare le call to action come ti ho spiegato nei punti precedenti, riguardati tutto quanto, e poi alla fine del video, quando stai per dare l'ultimo concetto, in questo caso specifico nel mio video la decima strategia, non stare poi lì troppo tempo a salutare le persone. Potresti finire per esempio dicendo: ok, se il video ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo in un prossimo video. Ed è proprio quello che faccio adesso con te, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto.